Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Guardate oggi che cosa vi porto. Ritorno sul canale il castello di Paperinik. Scusate per il ritardo, ma mi ero dimenticato. Poi ho avuto diversi disguidi tra Paperino e Paperinik che non arrivavano, quindi ho dovuto aspettare un po'. Ma eccoci qua. Allora, abbiamo l'ultimo numero del castello di Topolino, che è praticamente di Paperinik, che è praticamente il 4. E dico che è il giornalino di Topolino. Poi abbiamo praticamente uno di Paperino, che è il numero 5, con diversi piccoli pezzi che costano 8,90 queste due uscite. Vedete come potete notare? Come potete notare, costano così 8,90 e c'è anche questa parte qua, vedete? Quindi niente, andiamo a vedere il fascicolo numero 4, cioè il magazine. Sono 6 numeri e quelli di Topolino costano tutti 10,90, che sono i più grandi, come potete notare benissimo. Vedete, 10,90 dice. Io lo sto aprendo in diretta perché così almeno cioè, facciamo un video un po' più dettagliato. Questo è il fumetto, questo è il componente che dopo andiamo a vedere meglio. Off camera monto e andiamo a vedere un attimo quello che ci interessa. Quindi se potete anche stoppare, adesso ve lo ingrandisco, ve lo metto a posto. E qua. Quindi che aria tira Paperopoli? E poi abbiamo tutto il giornalino da leggere, ovviamente come sempre, il fumetto che non vi spoilerò nulla. E poi abbiamo i componenti, vedete, alza il ponte, levatoio, le torri rimovibili, eccetera, eccetera. Bellissimo. Allora, nella prossima uscita, che è già uscita, ci fanno vedere il 5, ma ci fanno vedere anche il fumetto che è 3575. Adesso andiamo a vedere il numero 5, l'uscita numero 5 di Paperino. Allora, questi sono i componenti molto piccoli e lo fanno apposta. Poi questo è il libro di Paperino con tutte le storie di Paperino, bellissima anche la copertina, veramente speciale. E andiamo a vedere velocemente anche il numero 6 di Paperinik, cioè l'ultimo. Quindi andiamo ad aprirlo. Questi sono i componenti. Dopo andiamo a vedere tutto completo e questo è Paperinik, molto bello anche questo. Tutte le storie di Paperinik, bellissimo. Ogni mese in edicola questi due. Questo e questo escono ogni mese in edicola. E costa 3,90 normale quello di Paperino e 4,50 quello di Paperinik. Bene, allora adesso andiamo a vedere. E tutto sommato in off camera, quindi numero 4, numero 5, numero 6 completo di tutti gli altri numeri del castello di Paperinik. Se vi siete persi l'uscita numero 1, 2 e 3, andate a recuperare nel mio video il castello di Paperinik. Dai, andiamo a vederlo. Allora, ragazzi, ci siamo, eh? Allora, abbiamo messo il tetto, come potete notare. Abbiamo messo questa torre qua che l'avevamo già. E poi io ho aggiunto praticamente la punta della torre. Non so se riuscite a vedere, comunque è molto bello. Qua ci sono i fantasmi che scattano, come potete notare, che abbiamo visto l'altra volta. Qua abbiamo nuovi personaggi, tra cui Gastone e Paperino. E niente. Comunque, ragazzi, non è che sia chissà che sta casa di Paperinik, questo castello, però dai, tutto sommato è carino. Poi abbiamo messo la parte qua, questa parte qua che abbiamo trovato nell'uscita 6 e basta. Ha due piani, come potete ricordare, e niente, il piano principale e il piano terra. Basta. Questo è il castello di Paperinik, spero che vi sia piaciuto. Questi sono i 6 numeri, è durato un mese e niente. Io spero di aver detto tutto, ecco. Quindi mettete un fantastico mi piace con questa fantastica immagine, commentate e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo con un altro fantastico video lunedì, così almeno riesco a fare qualche gameplay, speriamo, e vediamo un attimo che cosa poter portare sul canale. Dai, ci aggiorniamo. Ciao ciao, al prossimo video, mi raccomando, non mancate a lunedì.